Siamo con Domenico Gallo, amministratore della Laser Aid Ltd, una società che ha realizzato un brevetto, unico al mondo per il momento, un sistema antinebbia. Questo sistema è in fase di sperimentazione, quindi attivo, lungo la strada che conduce dalla Casilina a Riardo. Domenico, come funziona questo sistema? Questo sistema è stato ideato per aiutare ad aumentare la sicurezza stradale in caso di condizioni di scarsa visibilità. L'idea è venuta in seguito a un incidente nella nebbia un po' di anni fa e negli anni poi si è maturata sempre di più la consapevolezza di fare qualcosa per aiutare ad aumentare appunto la sicurezza sulle strade, non essendoci al momento dispositivi particolarmente efficaci per questo problema. Il sistema, sono diversi anni che lo stiamo studiando e siamo arrivati a realizzare dei prototipi dimostratori che abbiamo appunto installato a Riardo. Abbiamo avuto diverse richieste di sperimentazione al nord, ma abbiamo scelto Riardo per comodità anche strategica. Quindi ha un costo per il comune questa cosa oppure è gratis? No, al momento abbiamo fatto tutto a spese nostre, insomma, abbiamo sostenuto la sperimentazione, anche se il comune ci ha messo a disposizione l'infrastruttura. Il posizionamento strategico è stato appunto per abbattere i costi di sperimentazione. La fase sperimentale si sta andando molto bene, addirittura insomma meglio di quanto prevedevamo. Certo, questa fase sarà propedeutica a capire quali sono le problematiche sul campo, problematiche tecniche, ma le abbiamo già superate durante i primi 3 giorni di installazione. Come funziona tecnicamente? Cioè l'automobilista che aiuto riceve? Tecnicamente è un sistema a fasci a raggi laser che, evidenziando il perimetro stradale, crea dei veri e propri corridoi luminosi, quindi dei muri virtuali da seguire nella nebbia. In pratica nella nebbia cosa si verifica? Si verifica che le lampade stradali, quindi anche i fari abbaglianti o anabbaglianti, creano quello che si definisce muro bianco e rendono il percorso praticamente invisibile. Noi con il nostro sistema abbiamo creato dei corridoi virtuali che nella nebbia appaiono molto ma molto evidenti e quindi il conducente farà riferimento a questo muro. Per capire, io non riesco a vedere la linea bianca a terra con la nebbia, però vedo il raggio laser che scende dal palo della pubblica illuminazione, no? Esatto, non si vedrà nella nebbia densa, a me è capitato spesso di viaggiarci, si vede a un metro massimo due dal bordo stradale. Con questo raggio laser noi la linea la vedremo per l'intera lunghezza dell'illuminazione del nostro laser e vedremo anche i laser successivi, quindi la sperimentazione ci dirà anche quanti laser successivi riusciamo a vedere, perché nelle prove simulate al computer ovviamente abbiamo dei dati, vogliamo verificarli praticamente. L'accensione del sistema è automatica quando c'è la nebbia? Il sistema è completamente automatico, c'è un sensore che rileva la nebbia fino a 4 km, anche a banchi, e in questo preciso momento però stiamo costringendo i dispositivi a lavorare anche in assenza di nebbia, proprio per stressarli e quindi avere delle ulteriori verifiche tecniche. Avete avuto delle richieste da altre parti? Cioè, ci sono delle aziende interessate? Appena pubblicato il sito online abbiamo avuto richiesta da 27 paesi circa del mondo, e uno dei più interessati con i quali stiamo addirittura portando avanti una trattativa è l'Egitto, che noi non immaginavamo proprio minimamente, diciamo, ci fosse nebbia, invece ci sono dei tratti a ridosso del Nilo che ci sono grandi banchi di nebbia molto pericolosi. E le richieste vengono da diverse parti nel mondo. Abbiamo scelto ovviamente la sperimentazione in Italia perché per ovvi motivi di costi, ma partiremo a breve con un lancio sul mercato molto ponderato, proprio perché vogliamo essere certi nel giro di un anno di arrivare a un prodotto incredibilmente consolidato. Quanto costerà questo prodotto, se può dirlo? Non abbiamo delle stime, o meglio, abbiamo un prezzo di listino, però preferiamo non dirlo, perché comunque è un sistema che va personalizzato per ogni installazione, quindi il costo sarà di volta in volta stabilito col cliente. Avete fatto tutto voi, cioè questa società è sua e di un altro suo socio. Esatto. I costi di progettazione, di sviluppo, sono tutti a carico vostro o avete trovato dei finanziatori?
Per diversi anni abbiamo cercato finanziatori e partner industriali, ci hanno solo complicato il percorso e rallentato. Ad agosto scorso abbiamo deciso di fare tutto in casa, quindi tutto è nato poi dal nostro garage, come vuole ogni startup. Questo che lei dice sembra essere una delle grosse lacune dell'Italia di oggi, dell'economia di oggi, cioè nessuno è più disposto a investire nell'innovazione o in progetti che possono essere diciamo, innovativi e questo che lei dice lo prova sostanzialmente, no? Purtroppo sì, non solo c'è una poca propensione ad investire nell'innovazione, ma poi come dire, le parole non sempre sono seguite dai fatti, quindi il problema è di concretezza pure dell'imprenditore investitore italiano, Qual è almeno. stata la fase più delicata e critica del vostro progetto? La fase più delicata e critica sono state tutte le fasi del nostro progetto, perché trattando la materia del laser, che è una materia un po' avvolta da un velo, sai, di tabù, è stata proprio quella di riuscire a capire quali sono come dire, le normative da affrontare e superare per poterlo applicare su strada. In effetti abbiamo collaborato con vari enti istituzionali come l'Università di Cassino e il CNR di Napoli. Grazie a questa collaborazione siamo riusciti a tirare fuori un prodotto applicabile alla strada. Adesso ci sarà tutta la fase ovviamente documentale da affrontare, come certificazioni e omologazioni. Siamo già in contatto con il Ministero per capire qual è il percorso più breve per arrivare poi alla commercializzazione. Quando termina la fase sperimentale? La fase sperimentale è prevista fino a metà marzo. Anche se tutti i dati che dovevamo raccogliere li abbiamo già raccolti, quindi preferiamo continuare a stressare i nostri dispositivi per vedere dove ci porta un eventuale approfondimento, diciamo, di questa fase sperimentale. Riardo avrà un impianto gratis per questa concessione oppure... Ma sicuramente stiamo valutando di lasciare questo impianto e eventualmente implementarlo con i sistemi che tireremo fuori, perché come dire, ci riconosceremo al paese questa grande disponibilità. Chiaramente, il suo è un sistema che dovrà aiutare gli automobilisti a evitare i problemi, ma la prudenza, dovrà sempre essere il cardine di ogni automobilista nella nebbia. La prudenza ovviamente deve essere, sì, il rispetto delle regole del codice della strada in effetti ridurrebbe gran parte degli incidenti sulle strade. Purtroppo non sempre siamo prudenti. Ho visto viaggiare macchine nella nebbia a velocità incredibili. Io stesso avevo paura di queste persone, quindi Va è così. bene, in bocca al lupo. Grazie.